Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastrip Dance. Nel video di oggi nuova reaction, quindi vado a guardare e giudicare i vostri video, le vostre batterie, i vostri studi, i vostri bunker, tutto quanto quello che mi avete mandato. Quindi oggi i protagonisti dei video siete voi. Oggi andiamo a vedere 3 video di Andrea, Alberto e Tony Drummer. Quindi con questo direi partiamo con la sigla e poi partiamo a vedere i video. Vi ricordo che se volete mandarmi i video qui sotto in descrizione avete anche il link per caricare i vostri video, quindi fate i video con il vostro cellulare, con quello che volete, basta che abbia una buona qualità e sia orizzontale, mi raccomando non mandatemelo in verticale per favore, ma orizzontale, e pian pianino ce ne sono un po'. Quindi ero rimasto un po' indietro con i video reaction, ce ne sono un po', ma pian pianino li vi faccio passare tutti quanti. E quindi, che dire, mi metto le cuffie, come al solito, perché altrimenti ascoltate solo voi e io non sento niente, e possiamo partire con Andrea Rondoni. Andrea Rondoni che direi che ha fatto un video in live, quindi con la batteria montata per un concerto. Vai pure Andrea. Ciao Luca, grandissimo. Ciao. Ti voglio far vedere la mia batteria direttamente on stage. Grande. Stasera. Mi piace. Allora, la batteria è una Yamaha in quercia, una O custom, e misure abbastanza standard, okay, cassa 22, 10. Tom 10 e timpano laggiù da 14. Ok, perfetto, la rullante, O custom mi è sempre piaciuta. Come puoi ben vedere. Da Ludwig Black Beauty, fantastico. Okay. Rullante super famoso e rullante pelli, super in generale. Faccio il giro, ti faccio vedere. Ok, vai, pelli sabbiate Evans. Sul rullante ho la Remo, Ambassador classica. Evans, tutte sabbiate, anche sulla cassa. G2, quindi doppio strato. Pedale, Iron Cobra. Tamino, quindi. Anche per quanto riguarda il Charleston. Ok, ottimo. Piatti, principalmente UFIP. Mm-hmm. Ho il Class Series da 14, Charleston e il Class Run. Scusate, ma mi sa, non lo so, magari sbaglio io, ma vedendo questi due puntini sopra, secondo me l'ha montato al contrario. Magari una scelta, perché di solito i due puntini che fanno uscire l'aria sono montati sotto. Due puntini, vabbè, i due forellini. Però magari l'ha montato al contrario in modo tale da avere il piatto più spesso sopra e quindi avere un po' più di attacco con il Charleston. 10 Charleston nel Class Ride da 20. Ok. E beh, il primo crash class è un Rough Series da 18. Figli. E poi, questo è da 16, lo Zildjian A-Custom. Ok. E lì sotto qui cosa ho c'è? Inventato uno stack composto da stag? Uno splash, un parte di Charleston da 13. Uh-huh. E questo China bucherellato dello stag, della stag. Ok. Chissà come suona, sarebbe 14. Interessante, ma non penso possa farcelo sentire. Che altro? La IA di 10 microfono Yamaha. Ho preso recentemente lo Yamaha e a D10, uh-huh. Fantastico, quello, raga, veramente che una bomba. E che dobbiamo dire? E dopo ti faccio una domanda. È il mio set, spero che ti piaccia molto. Ciao a tutti. Ciao, grazie mille per il video. Allora, batteria abbastanza minimal, devo dire, abbastanza standard. E la OA Custom a me è una batteria che è sempre piaciuta veramente veramente tanto, ha un bel suono, non l'ho mai avuta purtroppo ma l'ho sempre desiderata e quindi quando la vedo dico cacchio. Poi questa di colore era rossa mi sembra, perché a me piaceva rossa, ecco sì, mi sa che era proprio rossa, quindi è proprio quella che avrei voluto io, con misure forse un pochettino diverse però era quella. E facci sapere Andrea nei commenti come ti trovi con le AD10 in live, perché è uno delle domande che più mi fate, che più mi fanno tutti, è ma come funziona le AD10 in live, nel senso come funziona con i rientri magari dalle spie oppure dagli amplificatori di basso e chitarra. Quindi facci sapere come ti trovi, così almeno lo sappiamo, perché io l'ho sempre provata in studio, l'ho provata nei negozi, eccetera, ma è una figata lì, però non abbiamo rientri. Quindi
live non mi è mai capitato di usarla, facci sapere. Penso vada bene, perché se no non l'avrebbe usata. Però facci sapere. Quindi adesso andiamo con il video successivo, che è quello di Alberto Perico. Direi che possiamo andare subito. Se schiaccio. Ciao Luca. Ciao. Mi chiamo Alberto e sono di Prato. Ok. E mi ritengo un batterista solo per passione, infatti io amo questo strumento fin da bambino, però okay. Solo alla soglia dei 60 anni e della pensione ho deciso di realizzare il mio sogno e di acquistare questo bellissimo strumento. E hai fatto bene, tanto non molte è mai cose tardi. Che vedrai sono frutto dei tuoi video, dei tuoi consigli, delle tue prove. In quanto io non avendo mai avuto nessuno che mi ha potuto aiutare in questo, e diciamo è da un po' che ti seguo e mi ha aiutato moltissimo in diverse scelte che poi ho fatto. Grazie, e adesso grazie, vado veramente... a presentarti il mio piccolissimo bunker e la mia batteria. Sono veramente contento, grazie. Allora, grazie come mille. Puoi vedere, curioso di vedere questo video. Ho fatto i pannelli come tu hai fatto vedere in uno dei tuoi video, okay. Dove ho praticamente tappezzato tutto questo mio piccolissimo bunker, appunto. Con lana di roccia, eccetera. Poi le rivestiti. Qui, diciamo, e questa è la mia batteria, okay. Che è una Perle Export 6X. Perle Export, ok. Appunto, che ho acquistato, qui ho... Oh, come puoi vedere ho le cuffie che tu scusa, hai provato, ci sono? Il tombo. Scusami se ti stoppo, ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 tom, 2 timpani, rullo, figata, quei tom lassù, bello. È stato qui, come puoi vedere ho le cuffie che tu hai provato, le cuffie il di tombot e l'amplificatore per le cuffie, ok. Qui mi mando le basi, dove io diciamo ad orecchio, mi diverto a seguire e suonare. Bravo, però ti sei fatto una bella cuffetta. La batteria ha diciamo dei tom che è un 8x7, un 10x7, 12x8, 13x9, okay. Quindi poi un timpano 14x14 e uno un 16x16. Quindi suoni abbastanza il rullante gravi, è un 14x5,5, dove io seguendo tutti i tuoi video ho sostituito le pelli, dove ho messo le Remo e Emperor come battenti. Ci sta. E le Ambassador come risonanti, tutte quante sabbiate. Ok, quindi l'unica suonerà che è di rimasta, brutto, diciamo, originale per adesso è la cassa. Okay, la cassa è una 22x18. Quella batteria mentre suona, come piatti punto. Ho tutto Sabian SBR, che comunque dove, sono diciamo, dei piatti quelli che facevano parte proprio del kit originale, okay. Che è il Charleston, che è un 14 serie SBR, un Crash da 16 sempre, okay. SBR, e il Ride da 20. Poi ho aggiunto un altro Crash da 14, okay. Uno Splash Mazza. Da 12 e un altro Splash, e uno Splash da 10. Ok, XSL e quello, niente, sabbia, poi direi. Tutto il resto è diciamo originale, tutte le aste sono le originali. Tanto quelle aste lì va bene, niente, e questo è il mio ambiente dove io mi chiudo e mi dedico a passare il mio tempo. Molto bene, ti molto ringrazio bella. Per tutto quello che fai, veramente per quelli come me che non hanno mai potuto studiare per vari motivi eccetera, è veramente veramente importante. Grazie davvero e un saluto da Prato. Ciao grazie mille a te perché mi rende molto felice questa cosa, perché il fatto di fare i video e sapere che possono dare una mano anche a costruire un po' di cose, a cercare il suono, a cercare la pelle, a cercare il piatto, eccetera, mi fa molto piacere. Questi video, questo video ad esempio, mi dà la forza proprio di dire cacchio, vado avanti e faccio un video, un altro video
altri video subito. Quindi grazie, veramente grazie, e complimenti per comunque quello che ti sei fatto, perché hai, Alberto ha detto ok, io ho una passione da quando sono bambino, adesso ho 60 anni, magari un po' più di tempo libero, e sai che c'è, io mi compro la batteria e mi metto a suonare perché ho voglia, ed è la cosa migliore quella, il fatto di dire suono perché ho voglia di farlo, faccio una cosa perché ho quella passione lì, è la cosa migliore. Quindi bravo. Bravo, hai fatto la scelta giusta e soprattutto hai eliminato la paura che tanti hanno, cioè quella di dire cacchio, forse devo cominciare prima, mi piace da tanto, quindi forse no, nel senso si comincia quando si vuole, non ci sono regole, l'unica regola è divertirsi e essere contenti di quello che si fa, quindi bravo, bravo. Bel video e bel messaggio anche, devo dire, che no, che ho dato io, che ha dato lui in questo video. Ok, ho aperto un video che ho già visto, quindi no, ve l'abbiamo già visto prima. Adesso è il momento di Tony Drummer. Vedo una batteria elettronica e possiamo partire. Un bel tappeto per l'anche. Ciao a tutti ragazzi, ciao Luca, ciao. Sono Antonio, sono molto onorato di far parte del canale di Luca. Allora, questa batteria è una batteria onorato, elettronica, grazie. Comprata 10-12 anni fa al prezzo di 1200 euro, 1300, una roba del genere. Okay. Come fascia prezzo e come rapporto qualità direi che suona abbastanza bene. Okay. Ovviamente la consiglio per chi vuole incominciare, mm-hmm, o magari per chi non può possedere quell'acustica in casa. Chiaro, io sono chiaro, in un palazzo chiaro di 42 persone e non potendo avere quell'acustica ho scelto questa qui elettronica. Esatto, anche perché andiamo avanti con i minimi con dettagli. L'acustica 41. Allora, qui abbiamo una cassa della Gemini da 600 watt dove riproduco i brani da suonare. Mazza bella potente comunque. E da ascoltare. Ok. Poi dietro c'è la centralina dove riproduco i miei brani e inserisco i vari microfoni eccetera eccetera. Ok. Perché con questa posso anche cantare, ma ogni tanto mi diverto. Mm-hmm. Per il resto qui abbiamo uno sgabello comune da batteristi. Ok, quella e è qui Alexa. C'è Alexa dove riproduco i miei brani. Alexa riproduci Old Line di Toto, tramite il cavo la riproduco sulla casa della Gemini, no, e ci sono sopra. Ma no, vabbè, hai vinto tutto. Qui abbiamo uno sdoppia cuffie, anche ci faccio sentire dove posso dopo magari far ascoltare a un'altra persona, mm-hmm, il brano che sto suonando. Quindi tutto una cuffia fatto io, bene, una cuffia l'altro. Bravo. E possiamo sentire insieme quello che sto suonando. Qui abbiamo una classica asta per TikTok, okay, dove faccio video per TikTok. Bravo, appunto. Bravo, bravo, bravo. Tutto sotto sistemato. Abbiamo un tappeto della Perl, mm-hmm, e poi qui abbiamo la centralina con vari tasti e varie funzionalità. Qui abbiamo delle comuni cuffie, mm-hmm, per ascoltare quello che faccio e ascoltare i brani. Qui abbiamo un Charleston, yes, Crash, Ride. Mm-hmm. Poi qui abbiamo rullante, primo tom, okay, per secondo mesh, tom direi, e timpano. Ok, cassa, certo. E Charleston sotto. Ok, perfetto. Dopo tutta la batteria che ho fatto vedere, uh-huh, c'ho anche un rullante acustico. Poi abbiamo un rullante della Mirage, uh-huh, pagato pochissimo. Questo principalmente lo uso per le sessioni di banda musicale con vari amici. Ok, quindi te lo attacchi, vedo lì che c'è. Mi trovo abbastanza bene. Bacchette 5B, se non sbaglio, nere. E mi trovo abbastanza bene. Ok. Beh, che dire, grazie a tutti, grazie a Luca, grazie, vi faccio vedere come suona la batteria. Ah, e ottimo, alla prossima. Ottimo. Ciao a tutti. Allora ce lo fa vedere. 4, 1, 2, 3, Billie Jean. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comunque suona questa batteria. 3, 1, 2, 3. Yeah, grande, figo, grazie mille per averci fatto sentire anche la batteria, è tutto bello piazzato, devo dire che oggi il video che sto vedendo siete tutti belli piazzati, nel senso
ho questo fatto in questo modo, poi fatto in questo modo, ho quello bello ordinato, qualsiasi sia lo spazio, più grande o più piccolo, comunque riuscite a ordinare bene tutto in modo tale da potervi gestire tutte quante le varie situazioni, batterie elettroniche, batterie acustiche, eccetera. Quindi bravo, molto bene, e questo era l'ultimo video di oggi, quindi io voglio mettermi a posto i capelli, perché poi quello in cuffia è un casino, invece adesso chissà come sono a posto, ma comunque voglio ringraziare Andrea, Alberto e Tony per avermi mandato questi video. Vi ricordo che se me li volete mandare, qui sotto avete il link con tutto quanto, quindi con ma che con tutto quanto cosa? Nel senso, avete il link dove potete cliccare sopra per caricare direttamente il video, mi arriverà direttamente su Dropbox, e basta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.